La magia di Proia hanno scandito i tempi della nostra vita e scandiranno quelli di chi verrà. Provate a chiudere gli occhi per un attimo e pensate alle cose che ciclicamente si ripetono nella vostra vita. Che cosa avete visto? Che cosa sentite? Mettetevi una mano sul cuore e sentite che batte, batte sempre. È una contrazione involontaria, non potete comandarla. Anche se non lo voleste, si verificherebbe sempre, è più forte di voi. Pensate che dovete respirare, sempre. Dovete mangiare perché sentite l'istinto della fame. Dovete andare in bagno perché sentite l'istinto di liberarvi certe volte ed è normale. Dovete bere perché avete sete. Dovete ammirare Proia perché senza non potete vivere. Signori, questa è la storia di Tommaso Massimo Proia e non è come quella di Maradona, di Pelé o di George the Best, che sono campioni. Questa è la storia a livello superiore. Questa è la storia di un dio. Di lui hanno parlato numerosi campioni. Molta gente famosa, ammirata per le sue indubbie qualità. Ad esempio, Flash ha parlato di lui dicendo: "Se avessi avuto la sua stessa velocità nel muovermi, avrei sconfitto molto prima i miei nemici." Il genio di Aladdin ha dichiarato: "Ragazzi, io so far volare i tappeti, va bene, ma quella roba lì, quelle cose che fa lui, per me è troppo. Proia è un vero mago." Casper ha detto: "Incredibile, passa attraverso gli avversari senza colpo ferire. Non è che siamo mica parenti." Cristiano Malgioglio, omosessuale noto, ha fatto ripetutamente sapere di essere davvero invidioso del suo tocco di palla. Ma non è finita qui. Akinator vorrebbe avere un quarto almeno delle sue conoscenze, anche e soprattutto calcistiche. Bergomi venderebbe Caressa solo per essere affiancato da Proia. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gli invidia il suo fisico da culturista. Del Piero sostiene che un tiro a giro come quello di Proia non l'ha mai visto fare a nessuno, nemmeno a se stesso. Ultimo, ma non per importanza, il leggendario Drago Sharon. È vero che Krillin mi ha dato modo di dimostrare quanto valgo, ma Proia, beh, Proia sarebbe stato in grado di fare ciò che ho fatto io anche dormendo. Ciò che lui può è straordinario. Il mito di Proia è diffuso anche in Inghilterra. Sui muri di Manchester si legge ovunque: "Pelé, good. Maradona is better. George is best. But Proia, guys, Proia, Proia is God." Proia nasce il 9/9/93, non a caso sono tutti multipli di 3. Il 3 difatti diventerà il numero perfetto. Ma questa? Beh, questa è un'altra storia. Quel giorno però, ma non lo stesso anno, nasce anche Franco Trentalance. E da qui possiamo dedurre che Proia è un mago sotto tutti i punti di vista. Quel 9 settembre, la mamma Patrizia e papà Giovanni danno quindi alla luce il piccolo Tommaso Massimo Proia. Dietro di lui un bue e un asinello, nella sua casa. Arrivano i tre magi che gli dicono: "Beh, tu sei predestinato." Il primo gli porta un'aquila. Massimo è appena nato, tutti credevano non sapesse parlare, la guarda e gli dice: "Tu ti chiami Olimpia e volerai per lo stadio della mia squadra preferita, chiaramente la Lazio." Il secondo gli porta un pallone. Massimo lo guarda e non capisce. Il mago gli dirà: "Quando ti sentirai pronto, saprai cosa farci." Il terzo mago gli porta una bacchetta e anche lui gli dirà: "Tu, da adesso, apprenderai la nobile arte della magia." Da quel momento Patrizia e Giovanni lo salutano perché ormai sanno che Massimo dovrà partire. Beh, Massimo va in Tibet e inizia a far muovere le cose col pensiero. Inizia a palleggiare coi carboni ardenti. È il 2000, sono passati ormai 7 anni. Un giorno, in un paesino nel Tibet, c'è una frana. Tutti scappavano, ma lui no. Braccia conserte e primo ghigno, fermo, seduto ad attendere la frana. Fu proprio in quel momento, dopo ciò che fece, che nacque il culto di Buddha. Beh, ma questa è un'altra storia. Comunque, la frana cadde. Ma Massimo fermò la pietra con un piede, salvando tra l'altro un bambino. Massimo però, a quel punto, non si fermò. Era ancora in volo la pietra ed iniziò a palleggiare di destro e di sinistro, di petto, spalla, testa e ancora con i due piedi. Addirittura una Veronica e una bicicletta. Cominciò ad amare il gioco del pallone. E a quel punto si ricordò del regalo del secondo re mago. E all'improvviso tutto gli sembrò chiaro. Allora si recò dal terzo mago e gli disse: "Guarda, l'apprendistato è finito. In 7 anni sono riuscito persino a far vincere in Europa ed in campionato la mia Lazio." Beh, più mago di così. Adesso ho capito cosa devo fare di quel pallone. Devo tornare a forme per far godere a tutti il privilegio della vista delle mie magie. E così, Massimo Proia partì. Proia torna a forme con un cavallo. Questo cavallo saltava. Salta il cavallo, salta cavallo. Beh, inutile dire che da questo fatto che il cavallo saltava nacque un gioco di carte. Gioco di carte che dopo 10 anni fu praticato proprio dallo stesso Proia con i suoi amici formiani. Erano 18.
Si cominciava con tre vite, e beh, chiaramente in questo gioco, quando si arriva sul finale, normalmente si ha due o tre persone con una vita sola e quasi quasi una roulette. Dove alla fine, quando spari il colpo, una roulette russa, uno muore, invece no. In finale, Proia arriva con tre vite su tre. Beh, ovviamente ha utilizzato la sua magia, e in finale non perde un colpo. Proia assalta a cavallo. È riuscito a vincere, senza mai perdere niente. Signori, è un mago. Quando il piccolo Proia torna nella sua forma, i suoi poteri lo fanno sentire diverso. Ad esempio, a scuola. Mentre gli altri bambini si alzavano per andare alla lavagna come tutti, lui, seduto dal banco, riusciva a far scrivere il gessetto sulla lavagna e fare anche altro. Riusciva a svolgere le equazioni, giocarsi le bollette, che per lui ovviamente non era illegale a 7 anni, giocava a Football Manager e imparava anche lo spagnolo. Eh sì, perché lui aveva questa attrazione per lo spagnolo. Proia, difatti, iniziò a parlare spagnolo ancor prima del primo vagito, appena nato. Gli altri bambini lo vedevano però diverso e perciò lo isolavano. Ma poi, un bel giorno, durante una ricreazione comparve un pallone. Organizziamo una partita di calcio, disse un ragazzo riccio e un po' dislessico, di nome Vincenzo. Ok, ma tanto sono così sfigato che perdo, rispose un bimbo di nome Antonio. Alla fine, i bimbi erano solo 9, mancava uno. Chiamiamo quello strano, disse un bimbo innocente di poche parole, di nome Mario. E quello strano giocò volentieri. E come giocò, signori? Gol di destro, gol di sinistro, gol di testa, di rabbonando, orecchio, di naso, di culo, di gambe, persino col pensiero. Fu una magia continua. Gli altri bimbi lo guardavano arribiti. Si scusarono, tu non sei diverso, tu sei divino. Sei... aspetta Massimo, ma qual è il tuo cognome? E Proia rispose, io mi chiamo Proia. Tu, da adesso, sei il divino Proia. Non sei più solo Proia. E noi ti seguiremo ovunque. Da allora, Massimo non ebbe più problemi di solitudine, fu magia, fu poesia, ovunque. Strade e campetti si riempivano sempre di pubblico quando lui giocava. Tutti volevano essere testimoni della sua magia. Nessuno voleva farsela semplicemente raccontare. Tutti volevano guardare con i propri occhi. Vi starete tutti chiedendo, a questo punto, perché questo strabiliante giocatore al momento non è a duettare con Messi o con Neymar. Lui sì che potrebbe scalzare senza problemi il duopolio Messi-Ronaldo per il pallone d'oro per i prossimi 15-20 anni. Beh, possiamo solo dirvi che in tanti ci hanno provato, per ultimo Guardiola che lo voleva proprio al City per vincere tutto, con lui e grazie a lui. Ma Proia dice no, il calcio professionistico non fa per lui, troppo patinato. Lui preferisce restare dov'è, nei campetti più infimi, per cambiare con una singola giocata la vita dei bambini che lo guardano. Beh, potrebbe cambiare idea, vi chiederete? Beh, forse potrebbe. Però questa eventualmente sarà l'inizio della prossima storia.